le regioni umide del mondo. Poi parleremo anche degli oceani, delle isole, degli arcipelaghi e poi eventualmente anche dei climi. Oceani, isole, arcipelaghi e, se riusciamo, anche dei climi. Le regioni umide del mondo. Accanto ai laghi, i maggiori bacini di raccolta di acqua dolce superficiale sono le zone umide. Alcune di acqua dolce, come le paludi, gli acquitrini, le torbiere, altre di acqua salmastra, perché situate lungo le coste, come le lagune e i delta fluviali. Le zone umide sono ambienti ricchissimi di vita animale e vegetale e hanno un ruolo fondamentale nell'equilibrio idrogeologico dei territori in cui si trovano. Proprio per questo nel 1971 fu firmata la Convenzione internazionale di Ramsar per la difesa delle zone umide, oggi sottoscritta da più di 100 paesi, riguardante ben 900 zone umide protette in tutto il mondo. Quindi quando i fiumi, per esempio, non sono fermati nel loro corso da alcuni ostacoli naturali e quindi formano delle paludi, delle zone come acquitrini, ecco che abbiamo queste zone umide, zone paludose, oppure pensate ai delta dei fiumi, o le lagune che sono fatte con l'acqua salmastra, quindi acqua del mare. Si tratta di zone che magari a seconda del periodo dell'anno, del mese, possono avere una superficie piuttosto che un'altra, si possono ritirare in alcuni periodi di più aridi e invece nei periodi di maggiori piogge si possono estendere queste zone umide, e sono zone anche molto estese. Pensate per esempio al pantano, diciamo, questa zona umida del Mato Grosso brasiliano, che addirittura ha una superficie di 130 km quadrati, quasi la metà dell'Italia, ma anche altre zone si trovano in Florida, nell'Africa meridionale, e anche presso il deserto del Kalahari, una palude di circa 13.000 km quadrati. Passiamo adesso a parlare degli oceani. Guardando anche la cartina alla pagina 6-7, l'oceano che è maggiormente vasto è l'Oceano Pacifico. L'Oceano Pacifico bagna l'Asia, l'Australia e l'America. Si estende dal circolo polare artico a quello antartico, un po' come l'Oceano Atlantico. Superficie di 179 milioni di chilometri quadrati, copre un terzo della superficie terrestre. Contiene più della metà delle acque del nostro pianeta. Ecco, presso le coste, diciamo, del Giappone, della Cina, si trovano anche delle grandi depressioni sotto l'Oceano Pacifico, in particolar modo la depressione della Fossa delle Marianne, addirittura 11.521 metri sotto il livello del mare. Vuol dire che sotto il livello del mare si va con una maggiore profondità di quanto si ergano sopra il livello del mare le montagne, perché sappiamo che la montagna più elevata della Terra, l'Everest, 8.000, e quindi meno di quello che è invece la depressione maggiore degli oceani, che è 11.521. Poi abbiamo l'Oceano Atlantico, che si è formato con la separazione dell'America dall'Europa e dall'Asia. Quindi una volta i continenti erano uniti nella Pangea, poi si sono divisi e questa divisione ha dato l'origine all'Oceano Atlantico. L'Oceano Atlantico è attraversato a metà della dorsale medio-atlantica. L'estensione è di 106 milioni di chilometri quadrati ed è stato generato circa 180 milioni di anni fa l'Oceano Atlantico. All'inizio c'era un unico oceano che poi è diventato... quello che è rimasto di quell'unico oceano è diventato l'Oceano Pacifico. L'Oceano Indiano, più piccolo degli altri due, è esteso 75 milioni di chilometri quadrati, il più giovane perché si è formato negli ultimi 20 milioni di anni. Dovete pensare infatti che prima l'Antartide era unita al continente asiatico e poi si è staccata.
Questo oceano, delimitato dall'Africa, dall'Asia e dall'Australia, prende il nome dalla grande penisola indiana che separa il Golfo del Bengala dal mare arabico, cioè dal Golfo Persico, diciamo. Poi ci sono due oceani presso i due poli, l'oceano Artico, chiamato anche mare glaciale Artico, e l'oceano Antartico, quindi il mare dell'Antartide, ho detto anche oceano meridionale. Attenzione, prima del 2000 non si parlava di oceano meridionale, in quanto le parti che adesso sono assegnate all'oceano meridionale erano distribuite tra l'oceano Pacifico, l'oceano Atlantico e l'oceano Indiano. Poi invece, per le caratteristiche che lo distinguono da questi altri oceani, si è arrivati nel 2000 al riconoscimento ufficiale dell'oceano meridionale o oceano Antartico, con una superficie di 20 milioni di chilometri quadrati, superiore quindi al mare glaciale Artico, che è di 14 milioni di chilometri quadrati. Parliamo adesso delle isole. Alcune isole sono isole continentali, quindi hanno origine con la tettonica a zolle, con la divisione delle placche terrestri di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi all'interno di un continente si separa una zona, una parte, e questa parte va a formare un'isola continentale. È il caso per esempio della Groenlandia oppure della Nuova Zelanda. Queste sono tipicamente isole continentali. La Groenlandia è un'isola di grandissime dimensioni, ha infatti circa 2 milioni di chilometri quadrati, 2 milioni e 200 mila chilometri quadrati. Altre isole continentali sono il Borneo, il Madagascar e appunto la Nuova Zelanda, come vi dicevo, nel Pacifico. Vicino alle coste ci sono anche isole alluvionali, formatesi per l'accumulo di materiale sabbioso da parte del mare o dei fiumi che vi sfociano, quindi detriti che provengono dal mare o dai fiumi generano appunto delle isole alluvionali. Parliamo adesso invece delle isole vulcaniche. Le isole vulcaniche in genere sono di estensione decisamente inferiore rispetto alle isole continentali o anche quelle alluvionali. Le isole vulcaniche infatti sono dovute all'emersione dalla superficie degli oceani di un vulcano, quindi nel corso di un'eruzione, magma proveniente, vi ricordate, l'abbiamo spiegato la volta scorsa, dal mantello, genera un vulcano e quindi l'isola vulcanica. Dimensione minore, cioè ci sono delle zone in cui sono più presenti queste isole vulcaniche, per esempio nei pressi della costa del Giappone, le isole Aleutine e alcune delle isole dell'arcipelago del Giappone, ma anche nel Pacifico ci sono parecchie isole di origine vulcanica. E anche nelle Filippine. Poi abbiamo le formazioni coralline, che sono di origine organica. I coralli sono esseri viventi, sono animali, i quali una volta morti lasciano questo scheletro, tra virgolette, che forma queste grandi barriere coralline. La grande barriera corallina australiana, per esempio, si trova a una certa distanza dalla costa australiana. Sì, sì. Eri già andato all'inizio dell'ora, però. Davide. Ah, ok, vai Davide, vai. Bravo. E quindi le formazioni coralline, in particolar modo, vi dicevo, la barriera corallina. Vedete lo scheletro dei polipi corallini e delle madrepore calcareo si accumula formando appunto queste formazioni coralline, queste barriere coralline. Queste isole possono avere certe volte anche un'origine vulcanica. Nel momento in cui hanno un'origine vulcanica sono degli atolli. Proviamo a vedere i disegni alla pagina 16. Questi disegni ci mostrano l'evoluzione di un atollo. All'inizio abbiamo una vera e propria isola vulcanica, quindi c'è un vulcano. Quando questo vulcano erutta, spesso e volentieri poi si sprofonda e lascia una sorta di anello
al centro del quale si raccoglie una laguna. Ecco, quindi la formazione molto particolare degli atolli. Spesso questi anelli possono essere costituiti da barriere coralline. Leggiamo, facciamo una lettura, la pagina 17, la lettura sulle barriere coralline. Allora, pescatori filippini che per stordire i pesci usano un veleno che uccide il corallo, accelerando così la fine di questo ecosistema. Queste sono le singolari, diciamo, tute dei pescatori filippini. Forse non si possono permettere una muta da pesca vera e propria e quindi si arrangiano un po' in qualche modo. Bene, vediamo un po'. Gobbi Marco. Sveglia, sì, vuoi leggere la scheda alla pagina 17? Non hai il libro? Te lo do io. Forza. Pagina 17. Forza, leggi, Gobbi Marco. Smettetela. Degli oceani, il 20% circa delle barriere coralline è già andato perduto e nei prossimi anni la malattia potrebbe comprometterne il 70%. La causa principale di questo fenomeno è certamente il riscaldamento globale della Terra, prodotto dai gas serra, che fa aumentare la temperatura anche degli oceani. Infatti sembra che la malattia dei coralli sia provocata da un batterio di cui si può evitare collegato appunto alla temperatura dell'acqua. Ma a minacciare le barriere coralline intervengono anche altre cause, prima per tutte l'inquinamento marino, in particolare quello petrolifero, che ostacola le Scusa un attimo, leggi un po' più piano. L'inquinamento marino in particolare, quello? Ah, quello petrolifero. Quindi o il riscaldamento globale o l'inquinamento, per esempio quello petrolifero, possono mettere in crisi le barriere coralline. Sì, inquinamento petrolifero eravamo arrivati. Che ostacola il metabolismo dei polipi costruttori della barriera. Altrettanto grave è la diffusione in molti mari tropicali della pesca con esplosivi e la distruzione prodotta da un turismo troppo invadente. Infine bisogna aggiungere anche le possibili cause naturali, come il disastro maremmato del dicembre 2004, che ha danneggiato gravemente la barriera coralline dell'Oceano Indiano. Per capire la gravità di questo problema basta pensare che le barriere coralline sono uno degli ambienti più ricchi di specie, ben 4.000, e fondamentali nell'equilibrio generale degli ecosistemi Ecco, quindi l'importanza delle barriere coralline e come il fatto che siano messe in crisi può causare l'estinzione di parecchi organismi viventi. Addirittura si parla di 4.000 specie di animali, di esseri viventi, ma anche di alghe, collegate appunto con la barriera corallina. I climi e i biomi. Allora, osserviamo le figure alla pagina 18. Attraverso queste figure noi possiamo osservare i vari climi della Terra. Qui per esempio abbiamo un planisfero che ci presenta i vari climi della Terra. I climi sono, come stavamo spiegando anche la volta scorsa, sono rilevabili attraverso l'insieme dei fenomeni meteorologici visti in un periodo abbastanza vasto, quindi per esempio in decine e decine di anni. Vari e svariati sono gli elementi che possono influire nel clima. Anzitutto la latitudine, quindi la vicinanza o distanza dall'equatore. Poi l'altitudine, quindi il clima cambia a seconda dell'altezza sul livello del mare. Poi i venti, le precipitazioni, la presenza di corsi d'acqua,
questi sono altri elementi, o le montagne, sono altri elementi che influenzano i climi. La temperatura varia da una regione all'altra. Anche la presenza e la vicinanza del mare e le correnti oceaniche. Quindi anche le correnti del mare certe volte differenziano notevolmente una regione dall'altra. Pensate per esempio che New York e Lisbona si trovano alla stessa latitudine, quindi alla stessa distanza dall'equatore. Tuttavia Lisbona ha un clima decisamente più caldo rispetto a New York e questo dovuto alle correnti oceaniche. Quindi le correnti anche del mare sono molto importanti anch'esse. Anche le precipitazioni seguono un andamento zonale, quindi in alcune zone le precipitazioni sono più concentrate e frequenti, in altre zone no. Le zone in cui le precipitazioni sono frequenti si chiamano zone cicloniche, mentre quelle in cui le precipitazioni sono scarse sono le zone anticicloniche. Dobbiamo osservare quindi anche la circolazione dell'aria nell'atmosfera, i venti quindi che si concentrano, vi ripeto, nelle zone cicloniche. Ecco, osservando per esempio questo disegno, sempre alla pagina 18, possiamo vedere come i venti si concentrino per esempio nella zona dell'equatore dove le precipitazioni sono alte e frequenti, mentre nelle zone tropicali, dalle zone tropicali partono i venti, sono le zone anticicloniche e quindi in queste zone piove molto di meno rispetto alle zone equatoriali oppure alle zone temperate dove invece si concentrano le precipitazioni. Laddove vi è l'alta pressione abbiamo le zone anticicloniche, quindi zone di alta pressione, zone in cui sono scarse le precipitazioni. Invece nelle zone di bassa pressione le precipitazioni sono più frequenti. Notate anche i movimenti dell'aria umida e dell'aria secca. L'aria secca si concentra quindi nelle zone anticicloniche di alta pressione, mentre l'aria umida si concentra nelle zone di bassa pressione, quindi nelle zone cicloniche. Tenendo conto delle diverse temperature e precipitazioni, possiamo individuare tre gruppi fondamentali di climi: i climi freddi, poi i climi temperati e infine il gruppo dei climi caldi. Alla distribuzione dei climi terrestri corrisponde quella dei biomi. Quindi ad un determinato clima corrisponde anche una certa fauna, flora, anche gli ambienti naturali come i climi variano infatti soprattutto secondo la temperatura e la piovosità. Abbiamo insomma dei paesaggi climatici diversi a seconda del clima che prevale in una determinata regione. Osserviamo e parliamo quindi dei climi freddi. Anzitutto il clima polare. Presente nell'Artide e nell'Antartide, caratterizzato da un freddo intenso con temperature medie anno inferiore allo zero. Nella stazione scientifica di Vostok in Antartide la temperatura nel mese più caldo è di meno 32 gradi centigradi, quella del mese più freddo di meno 67 gradi centigradi. Nell'Artide invece le temperature sono leggermente più elevate rispetto all'Antartide. Anche perché l'Antartide è molto alta sul livello del mare, arriva a 4500 metri sul livello del mare, siccome quindi è anche molto elevata l'Antartide, ecco quindi che le temperature sono ancora più rigide e più fredde. Ricordatevi che laddove vi è il clima polare si alterna un giorno di 6 mesi e una notte di altri 6 mesi, quindi la lunga estate e un lungo inverno. Poi ancora, le precipitazioni sono molto scarse presso i poli, quasi sempre sono a carattere nevoso, la vegetazione è quasi del tutto assente, dominano le calotte di ghiaccio. Il clima boreale, che interessa una larga fascia del Nord America e dell'Eurasia,
e il clima di alta montagna sono caratterizzati da lunghi inverni molto freddi, da brevi estate tiepide e piovose. I territori del Nord America, dell'Eurasia, che circondano l'Oceano Artico, sono costituiti dal permafrost, cioè un terreno gelato anche in profondità. Nella fascia più settentrionale troviamo un permafrost permanente, e invece laddove il permafrost è discontinuo abbiamo la tundra, quindi un paesaggio climatico molto particolare. Vuol dire che in alcuni mesi dell'anno la tundra è completamente ghiacciata, mentre in altri mesi dell'anno c'è il disgelo di questa zona, di questa regione, la regione della tundra. Intanto potete vedere a pagina 19 un grafico che ci mostra la temperatura in gradi centigradi in una città della Russia che è posta al 52° parallelo nord. Come vedete è una temperatura molto rigida, soprattutto in inverno tocca i meno 20 gradi centigradi, mentre in estate al massimo arriva a lambire i 20 gradi sopra lo zero. Per quanto riguarda le precipitazioni, sono molto più frequenti in estate che non in inverno. In inverno le precipitazioni sono quasi del tutto assenti. Immediatamente sotto la tundra vi è la taiga, quindi la foresta boreale. Provate a pensare in particolar modo alla foresta volete smetterla voi due? Allora, voglio essere visto in faccia mentre spiego. Girati bene, girati composto. Ma insomma, ma vi hanno insegnato l'educazione a voi? Sotto la tundra, quindi la taiga, una foresta di alberi sempre verdi. Provate a pensare alla foresta canadese, quindi
Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.